studio e benvenuti a Massimo Ciavarro. Grazie di cuore, lei è appena tornato da una piccola trasferta in Inghilterra, sì, che doveva andare a trovare figlio. Piccolissima trasferta di toccata e fuga. Più di 24 ore, sì, soltanto che non vedevo mio figlio che ha 23 anni e che si è trasferito da 3 mesi a Londra. Non perché sentissi nostalgia, mancanza, cose, perché comunque con Paolo ho un rapporto continuativo e poi i figli forte, bisogna lasciarli andare. Però lui mi ha proprio chiesto specificatamente di voleva parlare con me per delle sue scelte di vita e io sono stato ben contento di fare questa, come si dice a Roma, ammazzata, perché sì, ho preso molto di lavoro. Sì. Noi abbiamo tremato, avevamo paura dei ritardi, ma invece pur essendo tornato stanotte. Sì, stanotte l'aereo alle 2, perciò diciamo che va bene così. Va benissimo. A casa pochissimi, credo, ignorino chi è Massimo Ciavarro. È stato il sogno per tante, ma diciamolo anche per tanti di noi, agli inizi degli anni Ottanta, una carriera anche sfolgorante, se vogliamo, iniziata quasi per caso, Massimo. Perché torniamo un attimo indietro piano piano. Sì. Lei ha una bella famiglia alle spalle, papà grande lavoratore, un amore bellissimo con la sua mamma, però una vita anche strappata un po' troppo presto. Beh sì, io sono stato costretto a diventare adulto praticamente all'età di 14-15 anni, perché purtroppo è successa questa cosa in famiglia, papà è venuto a mancare per una malattia e essendo una famiglia, io avevo due sorelle più piccole di me e mamma. Lei era il maschio di casa. Maschio di casa, poi mamma, donna siciliana, che ti fanno credere, perché guardi che la società siciliana è molto matriarcale, anche se sembra che è l'uomo che comanda. Mi ha fatto credere mamma, appunto, che ero io a dover decidere, comandare, diciamo portare anche, mandare avanti la famiglia, anche economicamente, però alla fine poi decideva lei. Perché poi in fondo, Ciavarro, lei ci ha provato anche a ereditare il mestiere di papà. Ma insomma, era un ragazzino, era piccolo ed sì, era un peso, dire, diciamo. Papà girava tutta l'Europa, specialmente Olanda, Belgio, Germania, e sceglieva i migliori capi, esatto, di carne, sì, di bestiame, venivano poi portati a Roma. Sembra brutto dirlo, però purtroppo noi la mangiamo, la carne, macellati e poi rivenduti. Ma io a 15 anni come potevo? Comunque in ogni caso per un anno, per un attimino mettere a posto delle situazioni, ho seguito questa cosa. È stata un po' impegnativa e però strana. Non era la sua strada. Cioè no, ma anche perché se poi vedo un ragazzo adesso di 15 anni, ma sono dei bambini, sono dei mocciosi, come dire, e trovarsi in quelle situazioni è stato impegnativo, ma comunque ho sistemato delle cose. Ciavarro, noi stiamo vedendo delle foto che tra l'altro ritornano, riportano insomma anche i nostri telespettatori e la sua famiglia. Papà era bellissimo, mamma, come si suol dire, una gran bella donna, sposati molto giovani, sì, ma uno di quegli amori veri, beh, intensi, solidi. Sì. Poi a quell'età ci si sposava molto giovane. Mia nonna, addirittura mamma di mia madre, ha avuto mamma a 16 anni e già aveva avuto una figlia a 15, mia zia Pia, perciò per dire. Comunque tutto ciò a Ustica, perciò ancora nelle isole, ancora prima. Sì. Che poi io trovo anche giusto, forse quindi, guarda che bella mamma, forse certo, bellissima, avere un davvero figlio, mettere su famiglia a 15-16 anni, forse è un po' presto. Però secondo me la natura ti dice certe cose che poi se c'è in cui la puoi fortuna, come è capitato ai suoi genitori, di un incontro bello, di un incontro vero, ecco qua, papà e mamma li stiamo vedendo, sono davvero bellissimi e le consegnano quasi l'idea di una famiglia con le radici ben in terra. Sì, io il concetto di famiglia vera e di amore che la famiglia può trasmettere ce l'ho tutto dentro di me. Anche se poi l'unico matrimonio che ho avuto, perché uno di solito ne dovrebbe avere uno solo, comunque è finito, però insomma da un certo punto in poi la mia famiglia sono stato io e Paolo, io e mio figlio, insomma non è che vedevo solo il rapporto padre figlio, ma dicevo Paolo, noi siamo una famiglia, anche se in questo momento siamo due. Anche se poi insomma io ho una grande famiglia, le mie sorelle con altre. Poi Ciavarro, è bello anche l'idea di famiglia che lei trasmette a suo figlio. Alla fine, indipendentemente da come è andata la sua vita, è bello che suo figlio cresca con l'idea e con la percezione che invece esiste l'alternativa di una famiglia ben salda, insomma, sì, con le radici ben salde, sì, diciamolo. Anche se vedo la storia di mio figlio giovanissimo che ha 23 anni, lui non è mai saltato come insomma i ragazzi fanno da una ragazza all'altra, ha avuto
tre storie importanti e che sono, cioè, finiva una storia. Beh, sarà una storia, vuol dire una persona seria. Aspetta. Guardi che noi ci meravigliamo, questa è la cosa strana. Forse noi oggi ci meravigliamo. I giorni d'oggi. Molto serio Paolo, però è una persona molto onesta, per bene, è una bella persona. Che non papà è mio Massimo figlio. Ciavarro? Ma io e Paolo diciamo che siamo amici, che però amici nella normalità, però nel momento in cui c'è bisogno di avere un ruolo da padre, c'è anche una specie di cambio di voce, di mio atteggiamento, e lui anche c'ha un cambio di voce e di atteggiamento e diventa figlio. Bellissima. È molto, ci sono dei ruoli. C'è una distinzione definiti, tra sì. i ruoli nei momenti importanti, sì. poi va bene fare insomma i complici. Ieri abbiamo 12 ore in giro per Londra, scherzavamo, giocavamo, anzi sembravo io un ragazzino rispetto a lui. Nel momento in cui si è trattato di parlare per un'ora di cose serie, si sono invertiti i ruoli. Ciavarro ha questa parentesi, chiamiamola parentesi, esplode la sua fama, lei viene notato per caso. La bellezza la ricordiamo tutti, sei un uomo così affascinante adesso, cioè tutti ci ricordiamo grazie. Cosa fosse allora. Lei si trova catapultato in un mondo che apparentemente però ci sta pure bene, perché io credo che lei non rinneghi nulla, almeno noi abbiamo letto la sua... No, ma che rinneghiamo? Ciavarro è diventato un uomo che alla fine, a poco più di 18 anni, guadagnava 5 volte quello che era lo stipendio medio. Sì, sì. Che ne ha fatto dei soldi, Ciavarro, lei? C'era una famiglia da mantenere, no? Perciò di conseguenza sono andati là, non è che erano cose che si potessero, poi non è che erano queste cifre, erano però certo per dove bei soldi, come dire, diciamolo chiaro, lei non li ha bruciati e sparpagliati per questo far cosa, non capisco neanche, non mi sarebbe venuto neanche in mente per far cosa. C'erano altre emergenze e situazioni da sostenere. E poi l'incontro con sua moglie e il suo grande amore, lei il continua a dire film. Oggi Il primo film che io, no, anzi il secondo, poi, perché il primo è stato Vaella Grande di Salvatore Sampedi, il secondo film, successivo immediatamente, subito dopo Vaella Grande, Sapore di Mare, la prima scena proprio che ho girato in quel film è stata con Eleonora. Poi finito il film, lei era sposata, comunque ci siamo rincontrati dopo un anno e mezzo e lì è cominciata una bellissima storia d'amore che è durata per 13 anni. Al culmine con la nascita di Paolo. La separazione è stata una brutta mazzata per lei. Assolutamente sì. Però diciamo che siamo qui e parliamo di cose belle, nel senso più della mazzata enorme che comunque qualsiasi sofferenza o episodio doloroso della tua vita, perché è stato un episodio molto certo. doloroso, poi alla fine ha i suoi lati positivi che ti fa crescere e maturare in beh, se non in, altro c'è un figlio campi. Che vi legherà per tutta la vita, no. su questo voi, questa è una però cosa fondamentale. C'è una gioia fondamentale della nascita di Paolo, anche perché io l'ho vissuta in un modo un po' particolare, nel senso che siccome Eleonora aveva avuto dei problemi, era caduta, diciamo gli ultimi 2-3 mesi è stata ferma a letto, di conseguenza io mi ero, e lo racconto molto bene sì. nel libro, io mi ero un po' specializzato praticamente in pratiche ospedaliere, perciò nel momento in cui Eleonora ha partorito, siamo andati in clinica perché comunque dovevamo andarci, anche se avevamo previsto una nascita in casa, e lì insieme alla ginecologa praticamente ho fatto tutto, ho fatto la levatrice, nel senso che proprio mio figlio, infatti mi fa ridere quando qualche padre dice oddio, ho assistito al parto dal vetro, cioè Paolo stava uscendo. Non è da tutti Ciavarro, quindi grande rispetto anche fuori, per chi non ce la fa, però ecco lei, sì, e questo lo racconta con grande tenerezza, non con magna di protagonismo, ma se no. mi permette nel libro, ma con grande tenerezza di qualcosa che le è appartenuto fino in fondo. Assolutamente. Poi Ciavarro, io vorrei tornare anche al titolo di questo libro, La forza di cambiare, perché lei è un uomo che alla fine ha ricominciato tante volte. Immaginate un ragazzino che si perde, che si sente, che perde il papà e che sente comunque il peso di una famiglia involontariamente sulle sue spalle. E poi dopo questo momento di grande esplosione anche dal punto di vista della carriera, tra l'altro lei è uno che studia, che quando ha cominciato a fare cinema ha detto un momento, i fotoromanzi sono una cosa. Il cinema ho bisogno di una... Assolutamente, di un certo. Questo è un messaggio secondo me molto interessante che possiamo anche dare. Io fino a... diciamo che non ho incontrato il cinema e facevo solo fotoromanzi, e questo per una marea di anni, perché il primo fotoromanzo l'ho fatto nel 1974, il primo film nell'82, comunque la mia era una vita normalissima, nonostante che fossi un divo perché arrivavano, sì. il fotoromanzo era l'unica forma di svago e intrattenimento leggero che esisteva, non c'erano altre cose.
perciò a me in ufficio arrivavano migliaia di lettere al giorno, però io facevo una vita normalissima con la mia ragazza, la mia famiglia, studiavo legge, giurisprudenza, poi a un certo punto c'ho avuto un po' una debacle, nel senso non mi andava più di studiare, mi iscrissi a una scuola di recitazione e da lì subito mi offrirono un film, sto studiando, sto già lavorando, me lo offrono, che faccio? Dico di no, però dentro di me, che sono una persona abbastanza timida, e poi in fondo l'attore, specialmente agli inizi, non è che mi entusiasmava, ho accettato e lì è cominciato. Ciavarro, forse per questo lei si era a un certo punto della sua vita ritirato in campagna, l'ha fatto anche con Eleonora Giorgi, con sua moglie, e l'ha trovato la sua dimensione. Lei non ha sofferto l'esilio, non è l'attore che a un certo punto molla tutto e se ne va. Ma infatti io sono stato molto in dubbio questo libro, il titolo, se la forza di cambiare o anche il bello di cambiare, perché poi se te lo puoi permettere, anche se è spesso la vita che ti fa cambiare, è molto bello. Sì, perché io penso di essere un uomo che più che al quale piace non tanto, come dire, comparire, ma organizzare, stare un po' dietro, tant'è vero che poi le mie attività principali sono state, oltre l'attore, io ho fatto l'imprenditore agricolo, azienda agricola, il costruttore, il produttore cinematografico, l'organizzatore di rassegne ed eventi. Quindi stare dietro oggettivamente certe situazioni e certe occasioni della vita, decidere che la portano. Io cosa fare, esatto. Più che altro che sentirmi dire. E purtroppo però le attività imprenditoriali che sono andate benissimo, come dire, se non sei uno squalo, io purtroppo volevo fare le cose sempre fatte molto bene, quando le fai molto bene poi non ci sono tutti questi guadagni, però sono rimaste tante cose, le mie case che ho costruito sono ancora lì, la gente che le abita è felice, io sono contento di questo, non mi sono arricchito, però siccome non sono stupido, grazie a Dio non mi sono neanche impoverito. E lei a questo proposito, questa voglia di cambiare, questa voglia di vedere altri mondi la portano anche lontano, lei ha viaggiato tantissimo, quasi aveva bisogno quasi di riossigenarsi, però le radici le ha messe, lei passa metà della sua vita, del suo anno a Lampedusa, d'altronde con una mamma nata Ustica, e forse il richiamo di quelle terre? Non la metà, non me lo posso permettere, però diversi mesi all'anno a Lampedusa, ma le isole fanno parte del mio patrimonio genetico, essendo mamma nata ad Ustica. Io nelle isole mi trovo benissimo. E cos'è Lampedusa per un lei? Sacco di gente che dice, ma che sei pazzo, è claustrofobico. Invece a me piace qualsiasi territorio, qualsiasi cosa che faccio, esplorarla molto bene e conoscerla molto bene. Lampedusa, che cosa mi piace? Lampedusa mi piace i lampedusani, perché sono una razza molto fiera, che comunque anche se vivono di turismo non la mandano a raccontare ai turisti, nel senso tu devi conquistarli. Mi piacciono il mare, i colori, il turchese del mare, gli scogli che da metà isola in poi sono gialli, rosa, bianchi, morbidi addirittura. Mi piace quello che respiro, il fatto di essere proprio un puntino in mezzo a questo stretto di Sicilia, che poi è la porta d'Europa. Lei ha visto anche i migranti, ha visto anche l'impegno dei lampedusani, ha visto anche... I lampedusani si sono sobbarcati fino a, diciamo, un paio d'anni fa, quando c'è stata quella grossa tragedia, vicino proprio alle coste di Lampedusa, praticamente tutto l'onere di questi salvataggi, ma anche di questa cosa che poteva, come dire, rovinare anche le loro fonti principali di guadagno, che sono appunto il turismo, la pesca, però non ho mai sentito un lampedusano lamentarsi o parlare male dei migranti. Adesso, purtroppo, dopo il 2011, le famose primavere arabe, che hanno portato soltanto a uno sconvolgimento di equilibri che forse era più giusto fossero rimasti tali, c'è stata questa pazzia, questo esodo di massa, e per fortuna negli ultimi due anni, io dico per fortuna perché comunque... Tra virgolette. Sì, perché è inutile che un migrante fa una sosta a Lampedusa a meno che non sbarca, come facevano una volta, sbarcavano a Lampedusa e allora venivano accolti, ma adesso che vengono presi praticamente al largo della Libia, ma cosa ci passano a fare a Lampedusa? Infatti non ci passano quasi più. Anche se comunque sia, il cuore dei lampedusani è tale che l'accoglienza è assicurata in qualsiasi momento e stagione della vita. Ma quanti ne hanno adottati di ragazzi?
ragazze di, che ancora si scrivono. Esatto. Con, che quando ci fu nel 2011 appunto una specie di invasione tunisina. Tra virgolette, usiamo sempre con, perché sì, lei è un personaggio pubblico ancora più di me, quindi bisogna sempre dosare le parole. Sì, l'invasione era veramente una fuga, una disperazione, ricordiamo questo, certo, perché non si arriva per caso a fare queste cose. Ma sai quanti tunisini sono ancora in contatto con donne lampedusane che avevano imparato in quei giorni a chiamare, anche se pochi giorni, ma era tale, certo, il rapporto estremo, sono mamma, le chiamano mamma e ancora si scrivono e tutto il resto. Chiavarro, io ricordo il titolo del suo libro, La forza di cambiare. In un meno di un minuto, lei chi è adesso, visto che è cambiato tante volte? Io sono un uomo fortunato, rileggendo il mio libro, mi fa un po' impressione dirlo perché non sono uno scrittore, comunque anche quello fa parte di un cambiamento. Mi sono reso conto che poi forse veramente la forza del mondo è l'amore, l'unione tra un uomo e una donna che deve sempre cercare di generare il grande amore che è un figlio. Che è meraviglioso, grazie Massimo Chiavarro, lei è anche molto simpatico e lucidissimo nonostante la nottata, poverino, che ha fatto per venire da voi. Adesso le facciamo invece un altro dono, a noi piace tantissimo viaggiare, lo facciamo in lungo e largo dell'Italia, il nostro Vito De Torre ci porta a Manoppello,